Benvenuti su Moto a Strada, siamo a Settimo Torinese, al Seven Village, per i gruppo 8 Bikers, per la loro festa biker. Attenzione! Benvenuti su Moto a Strada, siamo insieme a Paolo che è il presidente del gruppo 8 Biker e ci spiegherà cosa faremo qua oggi. Buonasera a tutti. Allora, diciamo che il nostro raduno fa parte di raduni che si fanno in giro per il Piemonte all'interno del patto biker, che a sua volta è all'interno del settore mototurismo della Federazione Nazionale Motociclismo. È uno dei tanti che si fanno in Piemonte, questo è l'unico su Settimo, è la nostra terza volta che ripetiamo il nostro raduno. Di anno in anno sembra che il raduno stia crescendo fortunatamente, se il tempo ci assiste anche stavolta dovremmo portarlo a termine positivamente. Le giornate partono dal venerdì con una prima accoglienza dei nostri amici e fratelli biker, è aperto a tutti i tipi di moto, quindi chiunque può venire senza nessun problema, accettiamo qualsiasi tipo di moto. Se non che anche famiglie, perché come potete vedere sono parecchie famiglie che apprezzano, diciamo, questo modo di vivere la giornata o di passare un weekend diciamo spensierato in un prato. Claudio, dici qualcosa di questa serata del gruppo 8? Ma guarda, da quando vado in moto, devo essere sincero, è la prima volta che vengo dal gruppo 8. È una serata che a me piace molto. Sto facendo un acquisto che non trovo negli altri raduni, l'ho trovato qua. Mi sto trovando veramente bene, è tanto il mio genere, piace molto. Quindi da rifare? È da rifare sicuramente. E porteremo più gente. Perché quest'anno è la quarta edizione, quindi la quinta. Il prossimo anno vogliamo portare più gente. Io mi butto e farò quello che faceva il mio grandissimo amico, lui. E lui sarà sempre nel mio cuore, che mi ha insegnato a portare tanta gente. Zio Angelo. Io per me non era zio Angelo, per me era più di un papà. Era più di un padre. Comunque, veramente complimenti a questo raduno qua. Attenzione. Siamo insieme a Gabri, che è il segretario del gruppo 8, che ci dirà com'è andata secondo loro questa giornata, visto che comunque abbiamo visto la pioggia. Tanta pioggia, ma soprattutto prima della pioggia abbiamo avuto la fortuna di fare anche la dimostrazione delle arti marziali, poi abbiamo visto anche tutte le bancarelle che c'erano e nonostante tutto mi sembra che, da come possiamo vedere, è andata bene. Sì, direi che è andata ottimamente, nonostante l'imprevisto della pioggia è andata veramente bene. E gli amici biker si vedono proprio in queste occasioni. Quindi i biker siamo sempre unici. I biker sono sempre gli unici. Sole, pioggia, frega niente. Il biker viaggia d'inverno, d'estate, con la pioggia e col sole. Non lo spaventa nulla. Perfetto, allora Gabri, ci vediamo il prossimo anno sicuramente. Speriamo.
Sicuramente. Sicuramente. Grazie. Attenzione. Siamo insieme a Francesca, che ha compiuto 18 anni ed è una motociclista. Cosa ne pensi del mondo biker? Beh, che è bellissimo, pieno di amici, e poi è bello perché vedi i motori di tutti i tipi, quindi è semplicemente fighissimo. Quindi ci rivediamo su strada. Ovviamente. Ciao. Ciao. It is evident that we have seen something or we would make so much noise. This Haiphong Russian roulette playing with the nuclear war, and you see, I'm horrified by it because I have given the date, month, and the year where a nuclear war will take place. Attention, attention, attention. Benvenuti su Motostrada, siamo alla 19ª edizione di Amico Vero insieme agli organizzatori di Duello della Libertà, che sono Mimmo, Mauro, Stefano. Mauro, ci spieghi come si svolgerà oggi la giornata in questo evento? Sono già partiti i ragazzi
con le moto per la sfilata nelle Langhe e nel Roero. Oggi ritorneranno per le 12.30 qui per il pranzo tutti insieme con i ragazzi disabili. Grande festa con musica dal vivo, poi si farà la sfilata per il centro cittadino e poi rinfresco per i ragazzi, saluti e ringraziamenti come tutti gli anni. Ringraziamo tutti gli sponsor e tutti i motociclisti intervenuti. Vogliamo dire proprio la finalità di questo evento qual è? La finalità di questo evento è portare una giornata diversa dal solito, più che altro con i motociclisti, un abbinamento motociclisti e disabili, e ricordare che questo può succedere tutti i giorni, che un incidente in una cosa. Quindi ricordiamo anche i nostri amici motociclisti. Perfetto, ringraziamo Mauro, ringraziamo tutti gli organizzatori e ci vediamo dopo. Motostrada, come vedete, nonostante la pioggia i nostri amici biker stanno portando i nostri amici disabili a fare un giro in moto. Cause they know what to say, and listen to the drummer now. Oh yeah.
visto che hai appena fatto scendere un ragazzo disabile. Come esperienza, portare un ragazzo disabile in moto, com'è? Ma diciamo che non è la prima volta, perché abbiamo fatto la Befana in moto al Cottolengo a Torino e comunque è una gioia vederli come... Vederli sorridere. Sì, sì, è proprio... dà una soddisfazione. Chiediamo a tutte e due, com'è stato fare il giro in moto? Adesso è il secondo giro. Com'è? Bello. Sì, sì. Quindi adesso rifacciamo un terzo? Facciamo anche il terzo. Buono. Per te che esperienza è? Bella, 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 bella. Sono proprio, sono meravigliosi. Vedo che anche con quattro ruote portiamo a fargli un giro. Com'è come esperienza? È molto bella, da ripetere. Sicuramente anche l'anno prossimo. Speriamo, speriamo. Ok, grazie. Per te com'è? Bene, bene. Sono contenta. Speriamo che il tempo un altro anno sia migliore. Speriamo anche noi. Grazie della festa. Grazie a voi. E non sanno perché sono qui. Sperando di non diventare troppo noiosa, vorrei raccontarvelo. Come ben sapete, ogni anno qui si svolge il motoraduno di Amico Vero. Molti biker si riuniscono per condividere la stessa passione. Purtroppo un altro biker quest'anno non potrà essere presente fisicamente, perché a giugno ha avuto un terribile incidente con la moto. Lui ogni anno non vedeva l'ora che ci fosse questo evento, perché si svolge nella sua città e perché si incontrava con i suoi amici. Mio papà era una persona stupenda, metteva il cuore in tutte le cose che faceva, anche quelle più piccole. Lui purtroppo è volato in cielo troppo presto e allora, come potete vedere, ho addosso io il suo giubbotto che avevo quando veniva qui e con me ho anche una bandiera che uno dei suoi cari amici aveva quando l'abbiamo salutato per l'ultima volta. Dedico a lui tutte le canzoni dei suoi amati nomadi, soprattutto Canzone per un'amica, perché è la canzone che abbiamo cantato al funerale intorno a lui e perché sicuramente lui è qui a cantare a squarciagola. Adesso vi faccio continuare questa bella giornata. Vi ringrazio di cuore a tutti per avermi ascoltata ed un forte rombo di motori per te che sei lassù, papà. Ti vogliamo tanto bene, papi. Le tue principesse Jessica e Sharon. Brava! Ciao Pino! Anche il carabiniere lo saluta. Siamo arrivati al termine di questa giornata, abbiamo fatto le premiazioni, abbiamo fatto fare il giro a tutti i nostri amici disabili. Le tue impressioni e com'è andata secondo te nonostante la pioggia? Fantastica, l'importante è che i ragazzi si sono divertiti. Ti sei divertita? Sì. L'importante sono loro che si sono divertiti tanto e anche se ha piovuto chi se ne frega, vero? Boh. Quindi è andata bene? Benissimo, guarda, non poteva andare meglio. Sei contento. Benvenuti amici Motostrada, siamo insieme a Carmelo Scirpoli che è l'organizzatore di un Babbo Natale in moto. Carmelo, spiegaci nel dettaglio in cosa consiste il Babbo Natale in moto e da cosa è nato. Allora, il Babbo Natale in moto nasce da un Babbo Natale in forma, che è l'evento clou della giornata, perché è un evento creato dalla Fondazione Forma, da Regina Margherita, e a sostegno dei bambini che sono ospitati in questa struttura, che tra l'altro sono bambini che hanno gravi problemi fisici, medici, perché sono tutti comunque malati oncologici. Il Babbo Natale nasce per portare anche fondi alla struttura, perché si occupa poi a fine anno di comprare macchinari che verranno donati all'ospedale,
Dall'evento del Babbo Natale in forma nasce il Babbo Natale in moto. Quest'anno è la quarta edizione. Ci ritroviamo come l'anno scorso alle 8.30 all'Industrial Village di strada Settimo 223 e si presume che la partenza, in base ai partecipanti che ci saranno, la ipotizziamo verso le 10.30. Quello che conta di questo evento è arrivare alle 11.30 all'ospedale. Ma perché 11.30? Perché arrivando a quell'ora i bambini che sono nel letto vengono presi e messi sui davanzali per permetter loro di poter vedere l'arrivo dei motociclisti, che poi a loro volta apriranno altri tre eventi, che saranno quelli dei sommozzatori, saranno quelli degli scalatori che scenderanno dal tetto dell'ospedale e forse anche quest'anno degli elicotteristi di Rivoli. Che dire, il Babbo Natale ormai sta crescendo sempre di più, l'anno scorso eravamo 1200 moto. La previsione di quest'anno, e poi le previsioni sono sempre previsioni perché comunque dipendono anche dalle giornate. Se la giornata è bella si pensa di superare alla grande le 1200 moto come eravamo l'anno scorso, per poi trovarci tutti, sfilare in corteo fino all'ospedale e poi unirci al clou della festa e stare con tutti gli altri Babbi Natali e formare una giornata unica con loro. Quello che voglio dire a tutti quanti, gli eventi sono due, per i motociclisti ci troviamo alle 8.30 all'Industrial Village di Settimo, per chi non venisse in moto e comunque vuole essere presente a questo evento può andare direttamente davanti all'ospedale Regina Margherita, di lì l'evento comincia dalle 10, ci saranno degli stand, ci sarà la musica, ci sarà un palco con degli animatori, ci sarà una giornata di festa. Un'altra cosa che vorrei suggerire a tutti quanti, motociclisti e non, quello di poter, di andare a comprare il vestito di Babbo Natale nella struttura convenzionata con l'organizzazione. Per questo si può vedere su internet cliccando Fondazione Forma, che è la fondazione ufficiale dell'ospedale, dove vengono citati tutti i negozi convenzionati con la fondazione. Per citarne qualcuno, ma senza volerne dimenticare altri, i più importanti sono l'IKEA e Aeliti del Lingotto, i Girarossi Santa Rita, i supermercati Kral, i supermercati PAM. L'anno scorso c'erano le farmacie comunali, quest'anno non lo so. E comunque ci sono le postazioni poi fisse della giornata e in tutti i centri dei grandi supermercati. Noi ringraziamo Carmelo Scirpoli, ci vediamo indubbiamente il primo dicembre, perché non abbiamo detto il giorno, che è il primo dicembre, quindi è importante. Giustamente, ma l'emozione a volte fa anche brutti scherzi, perché non che non sia abituato a parlare, però comunque l'emozione gioca veramente brutti scherzi. Soprattutto il pensiero di dare un sorriso a questi bambini ci rende così emozionati. Meno fortunati di noi, infatti, perché la loro speranza è quella di poter guarire. Nel frattempo cerchiamo di creare questi eventi per portargli sollievo e per portare anche un contributo economico per poter permettere alle strutture di comprare dei macchinari. Lo scopo di quest'anno è uguale a quello dell'anno scorso, perché era di 400.000 euro, non è stato raggiunto, siamo a 370.000 euro. Quest'anno sicuramente splafoneremo nella raccolta, verrà comprata questa TAC portatile e ne usufruiranno sia l'ospedale che a sua volta ne usufruiranno i bambini e li agevolerà negli spostamenti. Perciò ringrazio Moto da Strada e alla prossima, al primo di dicembre all'Industrial Village. Ciao, sono Frisk. Ciao, sono Luca. Ciao, sono Scott. Noi siamo It Finders Music, un'etichetta discografica indipendente che ha il piacere e l'onore di curare e organizzare Yes We Sing, un concorso canoro nazionale che è giunto alla sua seconda edizione. Luca, che è il direttore del concorso, ci racconta cosa sta succedendo in dettaglio. In veste di direttore artistico vi ricordo che l'11 di novembre partirà la gara in vista della finale del 20 dicembre, dove i più votati si esibiranno live. Vi invitiamo quindi a seguirci sulla nostra pagina Facebook di Yes We Sing per tenervi aggiornati sulle novità del concorso, ma soprattutto per votare i partecipanti, perché i più votati saranno i protagonisti della finale del 20 dicembre. Noi cogliamo l'occasione per salutare e ringraziare tutti gli amici di Moto da Strada e vi aspettiamo per l'evento finale del 20 dicembre. Ciao a tutti, Yes We Sing!